Ciao ragazzi e bentornati. Continuiamo ad allenarci alla maturità di quest'anno facendo pratica con i quesiti delle prove passate. Oggi vediamo il quesito 3 della prova del 2018. Il testo dice determinare i valori di k tali che la retta di equazione, questa qua che vi ho scritto, sia tangente alla curva di equazione, questa qua. Parola magica tangente, io so che il coefficiente angolare della retta, che è meno 4, deve essere uguale al valore assunto dalla derivata prima della funzione nel suo punto di tangenza. Infatti voi sapete che l'equazione di una retta tangente a una curva si trova con questa formula, dove il punto di tangenza ha coordinate x0 e y0 e questo f' qui è il valore di m del coefficiente angolare, che nel nostro caso vale meno 4. Quindi cosa facciamo? Facciamo la derivata prima di questa funzione. È una derivata di una potenza, quindi so che la sapete fare a occhi chiusi. Se non vi torna questo risultato, chiaramente ho una playlist sulle derivate dove ripassare questo tipo di esercizi. Ora che ho trovato la derivata prima, che cosa faccio? Impongo che questa quantità sia uguale a meno 4. Si tratta quindi di risolvere una semplicissima equazione di secondo grado completa. Portiamo quindi meno 4 al primo membro, ricordandoci di cambiare segno. Uso la formula risolutiva ridotta perché meno 8 è pari. Chiaramente le equazioni di secondo grado le do per scontate, quindi vi ho fatto tutti i passaggi così potete confrontarli con i vostri. Non mi sono soffermata perché tanto è un argomento che abbiamo già ampiamente visto nella playlist equazioni di secondo grado. Ho trovato due soluzioni che valgono 2 e 2 terzi. Ora che ho trovato le x, vado a sostituire 2 al posto di x qui, così mi trovo il valore di y. Vi ho fatto tutti i passaggi, chiaramente facendo i conti viene 8 meno 2 alla seconda 4, 4 per 4 16 più 5 lo ricopio, ovvero meno 3. Il primo punto di tangenza ha coordinate 2 meno 3. Ora andiamo a sostituire con il secondo punto, quindi al posto di x qua metto 2 terzi. Facciamo i calcoli, qua viene 8 ventisettesimi, qua viene 4 noni, 4 per 4 16 noni e più 5 lo ricopio. Facendo l'MCM che vale 27 ottengo questo numeraccio qua. E quindi le coordinate del secondo punto di tangenza sono 2 terzi e 95 ventisettesimi. Ora che ho trovato il punto, io so che il punto T è un punto che appartiene sia alla nostra funzione sia alla retta, perché graficamente la situazione è questa. Io ho una funzione qualsiasi, non mi interessa com'è il disegno. La retta tangente in un punto è una retta, per esempio, fatta così, dove questo è il punto T. Il punto T dunque appartiene sia alla mia funzione sia alla retta. Quindi basta sostituire al posto di x 2 e al posto di y meno 3 per trovare due valori di k. E quindi facendo i calcoli viene così, portando meno 8 di qua fa più 8, meno 3, 5. Sostituendo le coordinate del punto T1 al posto della equazione della retta ottengo k uguale a 5. Ora facciamo lo stesso identico esercizio anche per il punto T2. Al posto di y qui ho scritto il valore di y e al posto di x qua ho fatto meno 4 per 2 terzi. Facciamo i calcoli. Chiaramente questa è una semplice equazione di primo grado, basta fare l'MCM, sono sicura che siete in grado da soli di farlo, e dovreste trovare il secondo valore di k, che è 167 ventisettesimi. Quindi i valori di k tali che la retta di questa equazione sia tangente a questa funzione sono 5 e 167 ventisettesimi. Quello che abbiamo fatto è semplicemente uguagliare il coefficiente angolare meno 4 alla derivata prima e trovare i due valori, in questo caso erano due, che soddisfacevano questa condizione. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.